tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Passione Motori. Nel video di oggi andremo a vedere una compilation che ho fatto qualche anno fa. Non è sulle moto questa volta, ma è sulle auto e su che auto, perché ho scelto un modello solo di auto che ci farà emozionare parecchio. Come vedete ho delle cuffie diverse dal solito, perché tantissimi mi avete scritto: sì, va bene tutto, però che cuffie usi? Allora, io ho sempre utilizzato queste cuffiette qua della Sony, che si sentivano benissimo, però evidentemente davano forse un aspetto poco professionale. E allora ho iniziato ad utilizzare queste qua. Mi sono state regalate dalla mia ragazza qualche anno fa. Sono sicuro che con queste godrò ancora di più. L'auto in questione, come avrete capito, è la Nissan Skyline, quindi andremo a prendere sia la R32, la R33, la R34, R35 no, perché non mi piace. Andiamo a vedere insieme questa compilation che ho fatto qualche anno fa e che ha fatto più di 400.000 visualizzazioni in tutto il mondo e secondo me moltissimi di voi, 70.000, non l'hanno vista. Questo è un buon momento per rivederla insieme e per voi vederla la prima volta e godere ancora insieme sul motore di questa fantastica macchina. Wow, a vedermi così mi sembra di essere uno di quelli che fanno i video ASMR. Non so se voi li avete mai visti, ve li consiglio, sono molto rilassanti prima di andare a dormire, anche se ultimamente per andare a dormire prima guardo i video di Human Safari, che sono veramente molto belli. Perché lo sto dicendo? Non lo so. Andiamo avanti. Allora, la R34, ragazzi. Adesso, tralasciando il fatto che è diventata famosissima anche grazie a Fast and Furious, ragazzi, questa è una macchina da paura, eh. Guardate che dinamica. Guarda che roba. RB26. Ah, spettacolo, così proprio. Oh mio Dio! Oh mio Dio, che suono che fa. C'è uno spettacolo. Ah sì, questa qua è poco elaborata, guardate. È devastante. Guarda come scarica il tachimetro. Quella a fianco è una Porsche, guardate. Seconda, terza. Ciao. Ciao. Oh mio Dio. Ma cos'è sta macchina? Cioè, se ti presenti così. Oddio, che suono! C'è. Sembra stupido, ma sembra proprio quella di Fast and Furious. Il suono è questo. Cioè, è troppo bello. Auto giapponesi. Cioè, ma più sale di giri, più diventa bello il suono. Cioè, qualcosa di... Cioè, ha bruciato poi tutto. Madonna, anche questo.
Quello di prima comunque aveva bruciato il paraurti, eh. Ma che suono. Aspirazione. Oh madonna. Ma questo sicuro alla wastegate esterna. Esatto, cazzo. Ma che mostro. Che bella. Che bella anche l'R32, ragazzi. Madonna, che bella. Vai, 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 vai. And it keeps on pulling. Now we'll start from 3500, we'll mat it, see what it feels like. Let's go. Vai, vai. Madonna. Ho la pelle d'oca. Ho la pelle d'oca. 1971, manco ero nato. Ma che macello fa? Madonna. Figata il tacco punta, eh. Mamma mia. Esatto. Fagli vedere chi comanda. Non sono un amante della 33, però... che ma... oddio. Ma cos'era questa? Cioè, non ho parole. Ma che compilation avevo fatto qua, ragazzi? Questo col figlio in braccio. Ma senti, che aspirazione potente. Tra l'altro il suono di questo è diverso, perché se non sbaglio il suono cambia anche tra twin turbo e single turbo. Quello figo è il single turbo, però. Holy shit! Fuck me! Oddio! Si è cagato sotto quello. Ma cosa va sta macchina? Quello è miglia orarie, ragazzi. Oh mio Dio.
so neanche cosa devo dire. Bene, il video finisce così. Io sinceramente, cioè, non l'avevo rivista questa compilation, l'ho rivista adesso perché sto facendo questo video anche abbastanza di fretta, perché la devo montare entro stasera, perché domani sera parto, vado in Trentino, e quindi voi quando starete vedendo questo video sono ancora in Trentino con una macchina molto interessante che poi vedremo insieme. Ora torniamo a noi, parliamo di questa macchina. Non so cos'altro dire se non la voglio. Allora, vedrete anche un altro video che ho fatto con dei miei amici, che arriverà presto sul canale, dove discutiamo anche di diverse macchine vecchie e nuove, di chi prenderebbe cosa, chi invece non prenderebbe cosa. Vi posso spoilerare che io tra i miei amici ero l'unico che avrebbe, che ho detto io sì, questa macchina la comprerei, e ne sono ancora più convinto. E quel 6 cilindri in linea, cioè l'RB26 DET, ragazzi, l'RB26 DET, un 2006 turbo benzina. Ragazzi, commentate, ditemi cosa ne pensate di questa macchina. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivetemi sotto. Non lo so come lo scriverete, però il suono della pop-off, della wastegate, della turbina, di tutto, scrivetelo sotto. Voglio sentire innanzitutto se siete arrivati fino a qua e come interpretate voi questo suono. Non dimenticate di seguirmi anche su Instagram, mi chiamo Passione Motori, ovviamente. E detto questo, ragazzi, grazie ancora di tutto e ci vediamo giovedì con un prossimo video.